Ok, Vittorio, per concludere, come facciamo sempre con tutti gli startupper che intervistiamo, ci piacerebbe che tu ci dessi tre consigli per chi si deve approcciare in questo momento al mondo startup e vuole iniziare un po' a trasformare, come diciamo, nel nostro logo, diciamo, la sua idea in realtà. Allora, sicuramente quello che anche alla luce di quello che un pochino abbiamo passato nei scorsi anni avrei consigliato a me stesso e comunque consiglierei più volentieri. Allora, prima cosa sicuramente l'osservare, cioè osservare quello che sono gli input dell'esterno, cercare di misurarli, cercare di essere molto analitici nel trovare spunto dall'esterno e con tutti gli strumenti, soprattutto nel digital, ma non necessariamente nel digital, anche attualmente, con tutti gli strumenti di innovazione che si hanno a disposizione, osservare e misurare le cose per implementare correzioni sul proprio modello, sul proprio prodotto, piuttosto che sul proprio processo, è secondo me una cosa fondamentale, perché sicuramente ti permette di raccogliere sempre feedback dall'esterno, elaborarli e crescere quotidianamente. Quindi quello non chiudersi in se stessi, ma osservare verso l'esterno, penso sia il primo consiglio che darei a tutti. Secondo consiglio sicuramente il condividere, perché tutto sommato è anche quello uno strumento di crescita e di raccolta di input dall'esterno. Finché non condividi, in realtà tu intanto non sfatti il tabù del fatto che qualcuno ti copia, qualcuno ti viene a prendere l'idea, qualcuno ti ruba il brevetto e quant'altro, che è assolutamente un autovincolarsi, cioè partire da questi stereotipi. E finché non condividi veramente verso l'esterno, veramente neanche tu ti riesci a fare un'idea di quello che può essere un riscontro del mercato che poi è fuori dal tuo ufficio, quindi non è dentro, non ti riesci a valutare, perché se stai dentro la tua stanza e non condividi con l'esterno, ti puoi anche dare 10 lode, però te lo sei dato da solo, e non trovi nuovi spunti, perché condividendo tu già a pelle trovi dei punti di vista diversi, trovi delle reazioni diverse, delle posizioni che ti fanno capire che non necessariamente la reazione che ti aspettavi è quella giusta e che non è necessariamente come tu ti aspettavi che venisse percepito il tuo lavoro, viene percepito all'esterno. Quindi quello lì è un altro assolutamente passaggio fondamentale di crescita e di miglioramento. E terzo consiglio è rimettersi in gioco, cioè fin dall'inizio, perché il primo passo dell'imprenditore deve essere mettersi in gioco totalmente per essere credibile, per poter anche avere un bel impatto sul proprio team, sull'investitore potenziale, su qualsiasi altro interlocutore. E poi dopo averlo fatto la prima volta, rimettersi sempre in gioco. Non ci devono essere certezze, non ci devono essere vincoli, non bisogna autovincolarsi a certi appunto pregiudizi rispetto al mercato, rispetto all'idea iniziale che si era fatta. E rimettersi in gioco serve anche perché, croce delizia del mondo delle startup intesa nel vero senso della parola, cioè nel taglio anglosassone del mercato incerto, nuovo prodotto, nuovo processo, comunque innovazione, la parte diciamo negativa di questo è che tu sei pieno di incertezze intorno, perché non è un vecchio mercato in cui tu ti metti con un colore diverso, è un mercato pieno di incertezza che non è ancora validato, che è ancora da misurare, ancora da trovare. Molto spesso non hai ancora trovato i tuoi clienti, quindi è un'amabile incertezza, come viene citata molto spesso anche nella letteratura recente del mondo delle startup. Però già che c'è un'amabile incertezza, allora non ci creiamo delle certezze inossidabili, cioè partiamo da un presupposto, poi ci lavoriamo sopra ed eventualmente ci rimettiamo totalmente in gioco e scardiniamo le vecchie certezze e ci ributtiamo su qualcosa di nuovo che può essere anche questa fonte di crescita. Poi bello anche un po' della startup, la sfida iniziale di rompere queste incertezze, andare a Assolutamente. testare. E se fosse facile non sarebbe così divertente, Certamente. Va bene, perfetto, grazie mille quindi. Vittorio Grazie a te, è della bella stato un piacere. chiacchierata e in bocca al lupo per tutta la vostra attività. Crepi, grazie mille. Ciao. Ciao.